Salve, mercoledì scorso, 21 febbraio, si è tenuto all'Auditorium Parco della Musica, alla Sala Sinopoli, un concerto per la stagione cameristica dell'Accademia Nazionale Santa Cecilia. Il concerto vedeva come protagonisti il sestetto Stradivari ed il programma era costituito da tre brani, un programma abbastanza breve, poco più di un'ora complessiva di musica, l'Ouverture di Capriccio, che è per sestetto d'archi, la composizione sempre di Richard Strauss, Metamorphosen, una composizione originariamente scritta per 15 strumenti più 3 contrabbassi, 15 archi più 3 contrabbassi. E trasportato, cioè trascritta per sestetto più contrabbasso, e infine nella seconda parte del concerto il notissimo Verklärte Nacht di Schönberg. Il sestetto Stradivari è composto da elementi dell'Orchestra Nazionale di Santa Lucia. Si tratta dei violinisti David Romano e Madeleine Prodigo. David Romano è prima parte solista dei violini secondi. Poi c'erano Raffaele Mallozzi e David Mulzak alla viola, anche Raffaele Mallozzi è prima parte solista delle viole nell'orchestra. E infine Diego Romano e Sara Gentile, violoncelli. Il contrabbassista che si è aggiunto per la esecuzione di Metamorphosen è Antonio Sciancalepore, anche egli contrabbassista dell'orchestra e anche egli prima parte solista. Ho ritenuto necessario precisare tutte queste cose sui componenti dell'orchestra perché su questo concerto arriva una cosa sola, che dopo aver ascoltato questo concerto ho capito perché l'orchestra di Santa Cecilia è ridotta in condizioni disastrose, perché è stato un concerto di una sciattezza unica. I continui miagolii dei violini e anche degli altri strumenti, le imprecisioni nell'insieme e soprattutto le imprecisioni di intonazione sono state talmente clamorose che non riesco a trovare altre possibili definizioni che non una schifezza immonda. Molti notevoli applausi degli altri orchestrali che erano presenti nel pubblico, tutti contenti di applaudire i loro amici. C'è stata una serata tra amici con un pubblico che mi è sembrato poi alla fine invece sostanzialmente abbastanza freddo. Fortunatamente era un concerto unico, quindi non posso dire nemmeno non ci andate, e adesso ci auguriamo che per il resto della stagione ci venga offerto qualcosa di un po' più decente. Magari l'orchestra in mano a qualche direttore di qualità riesce pure a tirare fuori qualcosa. Grazie e alla prossima.